Possiamo andare? Posso, sì. Non vedo un cazzo. Signore e signori, benvenuti al Palafornai per gara 2 dei playout della Serie A1 femminile. Si affrontano oggi la Pallamano Mezzo Corona e la Tusce Prato. Per il Prato con il numero 25 il capitano Virginio Occhino, con il numero 3 Lucia Svigaz, con il numero 5 Martina Micotti, con il numero 7 Melissa Gurra, con il numero 8 Beatrice Borrini, con il numero 9 Chiara Della Maggiora, con il numero 10 Chiara Nicolai, con il numero 12 Beatrice Blasch, con il numero 17 Margherita Rossi, con il numero 18 Charity Iamu, con il numero 20 Viola Rossi, con il numero 23 Giulia Martinelli, con il numero 44 Elena Felet, con il numero 88 Maribel Davossa, allena Valentina Megli. Si infiamma il Palafornai per la Pallamano Mezzo Corona, col numero 33 il capitano Eleonora Italiano, col numero 3 Enrica Terrana, col numero 4 Aurora Gisemberti, col numero 8 Giuliana Faik, col numero 10 Alice Groff, col numero 13 Claudia Semedo, col numero 16 Niki Razzica, col numero 17 Roberta Di Matteo, col numero 21 Gaia Battisti, col numero 22 Luisa Dalla Valle, col numero 27 Giada Veronese, col numero 44 Maggi Landa, col numero 46 Marica Pirati, col numero 82 Anna Chiara Campestrini, allena Sonia Giovannini. Dirigono l'incontro ai signori Bocchieri e Scavone. Il commissario di gara sarà Luigi Paolo Regalia. Vi auguriamo una buona pallamano a tutti. Amiche e amici di Eleven Sports, è Gianmarco Di Ralongo che vi dà il benvenuto alla Palafornai qui in Trentino, ma in scena la gara 2 dei playout della Serie A1 femminile di pallamano. Si affrontano le padrone di casa della Pallamano Mezzo Corona e le ospiti la Tusce Prato. Gara 1 in Toscana terminata 31-25 in favore delle ragazze di Sonia Giovannini, che oggi attaccheranno con il consueto kit bianco-blu dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Il Prato total grigio per la formazione di Valentina Megli, che ha in Charity Iamu la stella della squadra. Dovrà assolutamente vincere, non sono ammessi altri risultati, per allungare la serie a domani sempre qui al Palafornai e cercare di evitare lo spauracchio dello spareggio assoluto. L'avversaria è già delineata, è il Ferrara, che nelle due gare contro Mestrino non è riuscita a vincere. Le Venete si sono imposte oggi 25-23, bissando il successo della gara d'andata. Ad attaccare è proprio il Prato, sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Si scaldano le pratesi, che oggi sono chiamate, come abbiamo già detto nell'anteprima, all'impresa. Un Prato che non vince ormai da 3 mesi, l'ultimo successo è il 26-25 al Palalissaro contro il Mestrino. Stiamo parlando della 15ª giornata, stiamo parlando dell'11 febbraio. Tanto tempo e soprattutto 7 partite più l'andata dei playout, in cui il Prato non è riuscito a raggranellare nemmeno un punto e ha permesso al Mezzo Corona invece di recuperargli praticamente 7 punti e concludere al di sopra in 10ª posizione. Mezzo Corona che, ricordiamo, ha fatto 4 su 5, unica macchia
la sconfitta ad Erice, che si gioca invece la finale scudetto proprio oggi contro il Brixen, che ho a Prato, che attacca con Ucchino. Ucchino colpisce il pallo, ma su di lei è stato fatto fallo e quindi esulta Virginia Ucchino, capitano di questa Touché Prato. Si incarica della battuta invece Charity Yamu, che beffa Nikidazzi, che porta in vantaggio le ospiti. 1-0 per il Prato, diciamo di mezzo corona, che se andiamo a contare le ultime 5 gare di campionato più l'andata dei playout, ha praticamente conquistato 5 vittorie. È un risultato strepitoso, un crescendo continuo, mentre si passa dall'altra parte del campo. È ancora un pivot a conquistarsi un tiro dai 7 metri, è ancora il top scorer della squadra a incaricarsi della battuta, questa volta Aurora Gislimberti, che sbaglia. C'è la parata di Beatrice Ionella Blasch, gran parata. Quella dell'estremo difensore toscana che nega Aurora Gislimberti la rete. Sono state 6 all'andata per il numero 4 rotaliano, ben 168 nell'arco della regular season, che le sono valse il titolo di top scorer assoluto della Serie A femminile. Attacca però adesso il Prato, ancora Iamu si affida alle proprie doti balistiche. Iamu, il pallone però termina a lato, nulla da fare allora per il Prato, viene servita a Terrana, che questa volta non più scattato va a rete. 1-1, riporta in pareggio. Nel frattempo occhio però a Margherita Rossi, che ha cercato l'inserimento, si lamenta il mezzo corona per uno sfondo di Margherita Rossi. Non la pensano così i direttori di gara, che sono i signori Bocchieri e Scavone, conduzione di gara siciliana. Il commissario invece è sempre un siciliano, è Luigi Paolo Regalia. Sospensione per Aurora Gislimberti, che non ha iniziato al meglio questa gara. E ancora un tiro dai 7 metri, il terzo della gara, il secondo per Prato. Vede sulla tacca sempre Charity Yamu, che ha realizzato il primo tiro dai 7 metri, realizza anche il secondo sempre nello stesso angolo. 2-1 per Prato. Allora si riporta in vantaggio la squadra di Valentina Megli, che la vediamo infervorata, che dà indicazione alla propria squadra, poi chiede una bottiglietta d'acqua per idratarsi. C'è tanta cosa, e qui Semedo invece non riesce a bloccare bene il pallone, regala il possesso alla squadra ospite, che si porta subito sull'arco dei 9 metri per organizzare la manovra offensiva affidata sempre alle mani di Margherita Rossi. Rossi, occhio a Rossi che serve Martina Micotti dall'ala. La Micotti non riesce a realizzare perché trova sulla sua strada Niki Razzica, che esulta con la panchina, in particolare con Giorgia Rizzoli. Feig chiama lo schema, sale Luisa Dalla Valle, top scorer per il mezzo ora nel match d'andata, 8 reti per Luisa Dalla Valle, ma anche per Giada Veronese, che sta dando una garanzia lì all'ala destra. Semedo per Feig, ancora la Lusitana, una bomba centrale, 2-2, pareggia i conti Claudia Semedo Correa. Innesto del mercato invernale, da quando è arrivata lei, il mezzo corona ha trovato maggiore efficacia ed efficienza
in fase offensiva. Nel girone di ritorno Semedo ha realizzato invece 52 reti. Attacca adesso il mezzo corona, che nel frattempo può approfittarne per portarsi avanti per la prima volta nel corso del match. Sono trascorsi 5 minuti e mezzo. Qui viene creato uno sfondamento ad Enrica Terrana, che ha impattato proprio sul corso. Ok, Yamu scavalca Campestriva al tiro, viene fermata però irregolarmente, c'è stata una fluttuazione in aria praticamente, quindi tiro dai 7 metri, il terzo adesso per Plato, sempre il di Yamu, vedremo se cambierà angolo, lo fa, non cambia però l'esito perché la palla colpisce la parte interna del palo, però poi si insacca. 3-2 per Prato, un match ad elastico, un match carico di tensione, la posta in palio è altissima, il mezzo corona ovviamente lo può fare con il vantaggio dei 2 risultati su 3, che ovviamente non devono farla stare troppo serena, non devono adagiarla sugli allori, il match è apertissimo, già da Verones, 3 pari. Si è riempita nel frattempo la tribuna della Pala Fornai, tanti di volti conosciuti, c'è praticamente gran parte della pallamano Pressano, ma anche qualche atleta della SSV Bozen. Occhio adesso però a Prato che attacca, Yamu va al tiro rete, 4-3. 4 reti per Prato, 4 reti di Charity Yamu, stellina di questa squadra, classe 2005, nemmeno 18 anni, però arriva la risposta di Semedo, 4 pari, soprattutto 2 minuti di sospensione per il capitano del Prato, Virginia Ucchino, col numero 25 toscano, che si accumulerà in panchina per 120 secondi. Adesso superiorità numerica per mezzo corona. Vedremo se saprà farne tesoro la squadra allenata da Sonia Giovannini. Fa circolare adesso il pallone il Prato, Rossi, Daiamo, Svigaz, sottotono nella partita d'andata per lei, solo una rete. Ancora Rossi, Borrini si gira, atterrata però da Luisa Dalla Valle. Beatrice Borrini riesce a ottenere un 9 metri, battuto da Chiara Nicolai. Occhio adesso a Rossi. Yamu cerca il quinto gol, Yamu, poi fermata ancora Svigaz da Paik. Nicolai passivo, deve attaccare a studente il Prato. Qui il passaggio non lupo di Svigaz, non trova Nicolai, ma le mani di Razia riesce a raccogliere la sfera, rimetterla in gioco. Adesso accelera il mezzo corona, che ha iniziato l'azione molto lentamente. Qui Semedo trova un assist al bacio per Enrica Terrana, primo vantaggio della mezzo corona, 5-4. Sospira non felicemente Lucia Svigaz, perché l'azione è partita tutta da quel passaggio sbagliato per Nicolai, proprio di Lucia Svigaz, terzino croato classe 95, proveniente dal Paceco, società siciliana che milita in Serie A, che è praticamente satellite dell'Erice. Occhio adesso a Borrini che si inserisce, va al gol Borrini, 5 pari. Faig per Campestrini, Faig attacca la difesa, poi Semedo cerca l'inserimento, va a sfondare. Incredula la lusitana per questa decisione arbitrale. Sembravano in movimento, a dire il vero, i difensori del Prato. Quindi
non si potrebbe parlare di sfondo. Però si continua a giocare con il ribaltamento di fronte alla Svigaz, la finta Semedo, il pallone finisce però tra le mani di Luisa Dalla Valle. Semedo, la finta proprio su Svigaz, si prende una sorta di rivincita il terzino portoghese. Chiama lo schema adesso Juliana Feig. Ovviamente mezzo corona, deve amministrare il risultato, non ha alcuna fretta, non deve recuperare. A mezzo corona basta anche il pareggio per conquistare la salvezza. Campestrini fa circolare ancora il pallone nel mezzo corona. Semedo chiama il passivo la panchina del Prato, mentre Campestrini scambia con Veronese, si ritorna proprio dall'82 italiano, va dalla Valle, cerca l'inserimento, atterrata dalla Valle. Viene richiesto l'intervento sanitario per Luisa Dalla Valle, che poi si rialza, si accerta delle sue condizioni. Lucia Svigaz, occhio ai direttori di gara che scambiano un'opinione probabilmente sul provvedimento da adottare nei confronti di Lucia Svigaz. 2 minuti. Non ha fatto in tempo a rientrare Virginia Occhino, che la panchina del Prato deve ospitare un altro atleta sospeso. 120 secondi per Lucia Svigaz, dai 7 metri cambia il tiratore. Adesso c'è col numero 13 Claudia Semedo Correa che va in rete. 6-5, mezzo d'ora, mette il mondo davanti. Quarto incontro tra le due squadre nella regular season, è stato il Prato ad imporsi qui proprio all'esordio in Serie A, ricordiamo è la prima stagione per la società toscana nella massima serie. Alla prima giornata è arrivato il successo al Palafornai 35-27, poi all'Estra Forum o Palacopiliza il successo di misura 23-22, mentre arriva il gol del pareggio 6-6. Qui Campestrini Cincisca riesce però a tenere il pallone, poi fallo, si lamenta Ucchino. Quarto incontro, 2-1 per Prato. I precedenti vedremo quale sarà l'esito. Ricordiamo, si arriverà alla terza vittoria del Prato, si continua domani sempre qui alle 18.30 per gara 3. Gara 3 che al momento potrebbe non disputarsi perché il mezzo corona si è riportato in vantaggio 7-6 e quindi porta a 2 le reti di vantaggio sulla Bella. Si avvicenda adesso Giulia Martinelli con Margherita Rossi, sale Borrini che non viene servita da Rossi, poi si affida adesso la playmaker della città tessile a Beatrice Borrini, su di lei fallo, Ucchino chiama Rossi. Iamu si alza il braccio del passivo, occhio perché manca un solo passaggio, Iamu deve andare al tiro col piede, si tira a sigillare la porta. Niki Razzica che vuole ripetere, vuole guaiare se non superare il 65% di parate realizzate nell'ultimo incontro qui al Palafornai contro Teramo, che sono valsi il sorpasso in classifica al Prato, mentre attacca Semedo, non si intende con Campestrini, poi la 13 italiana riesce a recuperare il pallone ma si è sotto passivo, occhio a Semedo che cerca Dalla Valle, c'è fallo su di lei, deve andare adesso al tiro al mezzo corona. Mancano 2 passaggi, Correa, il tiro, il sottomano, in rete, 8-6. Rossi, Iamu, Martino.
Martinelli cercava, era entrata praticamente, poteva andare al tiro, era sotto passi, ma è stato falloso l'intervento di Claudia Semedo sul numero 23 Toscana. Allora proprio da Martinelli si riparte, ancora Martinelli, giro palla consistente del Prato che cerca lo spunto, il guizzo, Iamu, rete! Bellissima questa rete di Ciari di Iamu che sotto falla riesce a schiacciare il pallone e a insaccarlo alle spalle di Niki Razzica, 8-7, assottiglia lo svantaggio il Prato, adesso ci deve mettere maggiore verve, però qui si gira Semedo. Chiedeva la prosecuzione dell'azione Semedo, è stato chiaro il direttore di gara, hai fatto passi. Semedo per Faig dalla valle, ritorna dalla centrale rumeno che adesso ha scambiato la posizione con Semedo, che è sempre più magica, già da Veronese 9-7. Secondo più del Prato, poi Semedo lancia Gislimberti, fallo, azione un po' convulsa, c'era stato l'anticipo di Iamu che forse aveva colpita anche con un piede. Prato ringrazia, si riparte in avanti, 9-7, ma sono 3 le reti di svantaggio per il Prato nel risultato aggregato. Ancora Martinelli, la palla che passa tra le mani di Razzica, 9-8. Gli fa avanti e indietro nella sua area tecnica, non è soddisfatta al momento della prestazione delle sue, c'è Ucchino a guidare la difesa. Semedo per Faig, c'è Gislimberti adesso in posizione di pivot, fa sportellate con Ucchino, qui Ucchino questo lancia, spinge Campestrini, non ravvede nulla il direttore di gara, era un fallo abbastanza plateale, poteva starci anche la sospensione. Razzica però risponde al meglio, è una bolgia adesso la palafornaia, è difficile anche trovare il tono di voce utile per non farsi sopraffare dall'atmosfera caliente di questo palafornaio che vuol conquistare la salvezza e non vuol rimandare la pratica né a domani né alla prossima settimana, anche perché ricordiamo il Ferrara è la miglior piazzata tra le 4 squadre che sono coinvolte nei playout, quindi si giocherebbe l'andata a casa del Mezzo Corona o del Prato. Mezzona è qui sciupa con Semedo, a cui prudono le mani per l'occasione mancata. Oh, e dicevamo andata o a Mezzo Corona o a Prato, mentre chiama il timeout sulla giornata il ritorno nella città estense. Timeout che servirà a Sonia Giovannini per parlare con le sue. Mezzo Corona conduceva 9-7 contro break di 2-0 e Mezzo Corona che si è sciolto nel giro di un minuto e mezzo. Ne approfittano i direttori di gara per consultarsi con il tavolo, ma anche con il commissario. Nel frattempo umori differenti sulle due panchine, un po' affrante le ragazze della Mezzo Corona che giustamente
hanno dilapidato il doppio ma triplo vantaggio in questo caso, mentre ci crede il Prato molto più disteso. Rientrano tutte in campo. Sembra adesso maggiormente concentrato dopo le parole del proprio coach il mezzo Corona. Campestrini in regia. Ancora Anna Chiara Campestrini, sale Veronesche, scambia con Gislimberti, poi Semedo va al tiro, invece no, qui palla persa, viene servita a Faig, poi occhio a Prato che vede liberissima Martina Amicotti che realizza un soffice pallonetto per il 19 e quindi per il vantaggio. Al momento ci sarebbe gara 3. Campestrini si scalda, Emma Girlanda col numero 44 sulla panchina della mezzoluna, pronta a entrare in gara. Occhio a Veronese che sbaglia per la prima volta dall'ala. La palla comunque il possesso è del mezzo Corona che riparte con una touche. Campestrini, ancora Gislimberti, si gira su se stessa, va al tiro, viene però fermata. Tiro dai 7 metri. In questo caso assolutamente una manna dal cielo per il mezzo Corona. Sempre Semedo alla battuta. Semedo non cambia lato, supera Beatrice Blasi. Dieci pari. Prato chiama, mezzo Corona risponde. Vedremo però la replica del club toscano. Rossi per Martinelli. Corrino, poi Rossi, pallone che termina a lato, c'è stata una deviazione però di Niki Razzica. Campestrini diretta come un treno, cerca ancora Faig, il pallone che però sfila, ritorna nella disponibilità di Borrino che va in rete, 11-10, rete di Beatrice Borrini. Giro palla del mezzo Corona con Campestrini, la chiama Faig, ma Campestrini si affida a Semedo, poi a Gislimberti, si ritorna alla Lusitana che chiama in causa dalla valle l'angolo, è quasi cieco, ma per dalla valle basta, è sufficiente per andare in rete, 11 pari, esulta il vice capitano del mezzo, mentre Iamo cerca Martinelli, Martinelli, parata di Razzica, c'è fallo su di lei. Martinelli, Cucchino cambia versante della difesa rotaliana, si piazza tra Gislimberti, adesso passa il pallone, si piazza tra Gislimberti e Veronese a cercare di fare perno, poi Veronese cerca di fermare Micotti, si crea uno spazio, Martinelli non è abbastanza veloce per rubarselo e andare a cercare la miglior angolazione per tirare. Qui chiama timeout Valentina Megli. Mancano 8 minuti e 9 secondi all'intervallo. Il risultato di parità in questo momento spedirebbe in paradiso il mezzo Corona, mentre in purgatorio la Touché Prato. Si caricano entrambe le squadre in questi 60 secondi
che sono serviti anche a recuperare un po' di fiato, un po' di forze, ad idratarsi, perché la gara sinora è stata, tranne in quella breve fuga della mezz'ora, abbastanza equilibrata, abbastanza sulle spine per entrambe le formazioni. Iamu, Iamu, pallone alto. Iamu che ha realizzato le prime quattro reti del Prato. Gislimberti, la finta di tiro, poi Semedo, ancora Campestrini. Si prende tutto il tempo possibile il mezzo Verona, che risulta con una gara Campestrini del 12-11. È abbastanza ovvio e sarebbe scontato di Roche a fare la gara. Oggi deve essere il Prato, dato che adesso gestisce il possesso. Iamu, sale Martinelli, Martinelli cerca Occhino, poi scarica per Iamu che va da Rossi, sale Borrini, Rossi, tiro alto. Qua si scaldano le trombette della Hincia Trentina. Mezzo Verona che potrebbe ritrovare il più 2. Si affida adesso ancora alla regia di Anna Chiara Campestrini, che chiama lo schema, poi scambia posizione con Gislimberti. Semedo, quatta quatta, arriva Sorniona, Campestrini risale dalla valle, ancora Campestrini per Semedo che si affida a Campestrini che aveva scaricato su dalla valle. È stato fermato però il gioco per il fallo su Campestrini. Si alza il braccio del passivo. Occhio a Campestrini che va al tiro, il palo e poi il gol, perché la palla è rimbalzata sulla schiena di Beatrice Blage, portiere rumeno, italo-rumeno, anzi non convocabile. Viene fischiato un passe al mezz'ora. Poi in realtà la decisione è abbastanza robusta, perché Lucchino è abbastanza incredula. Il mezzo Verona aveva commesso fallo, cioè c'era un'infrazione di passi abbastanza chiara, però nel frattempo il Prato aveva commesso fallo e quindi il possesso è del mezzo Corona. All'inizio però sembrava che fosse stato chiamato solo il passi del mezzo Corona, mentre Gislimberti finta tiro. Veronessa, 14-11, più 3. Occhio a Svigaz che è ritornata in campo, qui Borrini atterrata da Semedo. Rimane in attacco il Prato, deve far sì che frutti però questo attacco la formazione del presidente Picotti. Ancora Rossi, Rossi, serve Occhino che esulta per questo 7 metri guadagnato, ma soprattutto per la seconda sospensione di Aurora Gislimberti, che adesso dovrà essere gestita dal proprio coach. Iamu sbaglia, Iamu, incredibile, primo errore per lei dai 7 metri, era il quarto tiro dalla tacca. 75% allora la percentuale realizzativa di Charity Iamu dai 7 metri dalla tacca. Mentre riparte la mezzo Corona con Semedo, Campestrini,
si lamenta il Prato, cerca lo spazio, adesso il mezzo ora trova il Pertugio Semedo, viene fischiato però fallo su di lei. Interrotto il gioco per permettere l'asciugatura del Garfloor del Palafornai. Mancano 3 minuti e 32 all'intervallo, 14-11 lo score in favore del mezzo corona. Questo significa che il Prato dovrà recuperare almeno 4 reti per allungare la serie alla bella di domani. Si alza il braccio del passivo, secondo passaggio, terzo passaggio adesso, Campestrini, ultimo passaggio disponibile, vedremo chi andrà a tiro. Faig, e purtroppo non avevano contato, avrebbe dovuto tirare il centrale col numero 8 bianco-blu. Ivana Faig però non aveva contato probabilmente i passaggi, anche Semedo l'aveva chiesto al direttore di gara, mentre qui Veronès sciupa questa rimessa veloce. Un errore da una parte, un errore dall'altra, ora si ritorna con Prato in attacco. 2 minuti e mezzo, mezzo corona che recupera la parità numerica. Qui la traversa e poi il palo a negare la gioia del gol al Prato. Gislimberti cerca di girarsi, viene fermata però da Occhino che è alla seconda sospensione, proprio come Gislimberti che era appena rientrata dalla seconda esclusione. Pesa come un macigno però questa sospensione per Virginia Occhino, leader difensivo di questo Prato, leader carismatico, è la giocatrice con più esperienza tra le file toscane, figlia d'arte, militato nella futura Roma e poi nel campionato danese, ha vestito le maglie dell'Aarhus e del Odder, ritornata in Italia con l'esperienza al Brescia, all'Oderzo, una piccola apparizione nel Rochechouart, campionato francese, poi il double nella scorsa stagione con la Brixen, campionato e Coppa Italia, poi è tornata a casa nella sua Prato, qui dalla valle sul fondo. Prato che non adotta la soluzione dell'extra player, rimane tra i pali. Vai. Occhio a Sfigazzo, la mano. Semedo per Faig. Campestrini, Veronès, 15-11, si fa adesso ardua per Prato, 15-11, che è stato anche il risultato con cui si è concluso il primo tempo della gara d'andata. Qui probabilmente c'era una doppia di Charity Amo. Mancano 35 secondi, diamo per Sfigazz, Sfigazz si affida a Borrini, Borrini cercava di entrare, poi libera Sfigazz che recupera il pallone di Gozzi, forse la palla era già uscita però. Mancano 19 secondi, si prende
tutto il tempo di questo mondo e il mezzo con un'ora per attaccare. Ragazzi, stanno giocando con il cronometro, rientra Occhino qui. Faig, la parata di Blas, manca un secondo, non cerca nemmeno il tiro Rossi, c'è la sirena. Allora, che sia un bicchiere di Teroldo con una fetta di tiela de purpa, vi aspettiamo tra 10 minuti qui al Palafornai. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino.
il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia, il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori, le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe e naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia, il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori, le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe e naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia, il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori, le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe e naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Tutto pronto allora per la ripresa di questo mezzo Corona Prato gara 2 dei playout della Serie 1 femminile. Sonia Giovannini addirittura a centrocampo per dare le ultime indicazioni alle sue che conducono come nella gara d'andata all'intervallo 15-11. Prato a 5 reti adesso dalla speranza di rimanere in Serie A già da domani, nel peggiore dei casi ci sarà un ulteriore spareggio contro Ferrara, avversario già delineato nell'altra semifinale playout. Mestrino salvo qui
perde palla Veronesi, il pallone però rimbalza su Micotti, poi finisce in fallo laterale praticamente. Campestrini, Semedo gira per Campestrini, pallone basso che viene tenuto però in gioco dal terzino destro rotariano Faig, aiutata da una deviazione per il 16-11, che cerca di sovrastare tutti Melissa Gurra, non riesce però a far girare la palla a Prato, cerca Micotti di lo spazio per entrare, poi Iamu fermata da una agguerrita già da Veronesi. Si gira sempre con Gurra che va da Rossi, Rossi finta si alza il braccio del passivo, secondo passaggio, poi Iamu cerca di entrare però compie passi, non funziona l'inserimento di Charlie Iamu perché al quarto passo gli viene fischiata l'infrazione che permette la ripartenza del mezzo corona che è già schierato dall'altra parte del campo. Veronès per Campestrini, c'è in posizione di pivot Aurora Gislimberti che adesso cerca l'inserimento tra Iamu e Occhino, palla per Dalla Valle, 17-11, incontenibile il mezzo corona, 2 minuti e 30 secondi girati, parziale di 2-0 per il mezzo corona che adesso si porta su più 6 in grana, praticamente la settima. Occhio però alla conclusione di Borrini, l'ultimo tentativo di Gurra di recuperare il pallone, terminato però con un'infrazione, perciò mezzo corona. Sornione si riporta nell'altra metà campo, quella difesa dal Prato, per cercare addirittura il più 7, qui Faig viene salvata da Dalla Valle, occhio a Semedo che va da Campestrini, Veronesi, toglie le ragnatele, 18-11, poi la ripresa del gioco irregolare da parte del Prato, quindi Severo il direttore di gara che richiama le Toscane per far ripetere il tutto. Adesso il risultato è poco clemente proprio con le ospiti che dovranno rimboccarsi le maniche e dare il tutto per tutto in questi ultimi 26 minuti. Borrini riesce a recuperare Dalla Valle però fallosamente, Prato già a rimpostare il tutto, occhio a Iam, fallo su di lei contenuta da Campestrini, tandem con Veronès, si scambiano un 10 le due atlete trentine mentre si alza il braccio nel passivo, quindi Prato è obbligato ad andare al tiro, qui lo fa Rossi, recupera Dalla Valle, la deviazione di Razia che rischiava di tramutarsi in una rimessa laterale per Prato. Adesso c'è una bolgia assurda al Palafornai che esulta, parziale di 3-0 che potrebbe diventare un 4-0 e quindi un pallonetto delizioso che si appoggia alle spalle di Vlad a San Ciro, il più 8, 19-11, chiama timeout Megli, arriva adesso il fischio del tavolo per questi 60 secondi in cui Valentina Megli deve cercare di raddrizzare questi 5 minuti in cui la Prato non è
praticamente rientrato in campo, o se lo ha fatto, lo ha fatto solo con i corpi, perché mentalmente il Prato sta già pensando ad altro, ed è un peccato, perché nella prima parte di questa gara il Prato sembrava voler riscattare il risultato dell'andata, era stato in vantaggio e poi aveva recuperato sul 9-7 del mezzo corona, addirittura un break di 3-0 aveva permesso di riportarsi in vantaggio. Da lì in poi praticamente il risultato è di 10-1, e quindi sicuramente il Prato sa fare meglio di così, sicuramente dovrà dimostrarlo a partire da adesso. Ucchino stringe la sfera, vediamo. Rossi chiama in causa sempre Iamu, che adesso prova a trovare Ucchino. La palla viene deviata dal muro bianco-blu. In totale transagonistica il mezzo corona, che si è galvanizzato da questo boom nei primi 5 minuti della ripresa. Adesso cerca la quinta rete consecutiva. Occhio a Veronese, che è un fire, ma non in questa situazione, non in questo frangente, perché la palla sfiora il secondo palo, finisce sul fondo. Rossi parte Iamu, ma è partita un po' prima, la traiettoria del passaggio di Rossi era più lunga e quindi la palla è finita a lato. Incredibile quanto stia sciupando il Prato, incredibile ancora di più la reazione d'orgoglio della mezzo corona, che solitamente in questo spicchio di gara cede quasi sempre all'avversario, che invece ha piazzato già un 4-0. Faig cerca Dalla Valle, 20-11 più 9, che non lascia speranze o quasi alla Prato, che adesso deve realizzare 10 reti e subirne praticamente 0. Facciamo prima dire un break di 10-0. Prova la prima rete del secondo tempo con Borrini, il Prato quindi 20-12. Adesso con organizza il mezzo corona, lo fa ovviamente con molta calma, perché deve solo amministrare il vantaggio accumulato, che permetterebbe alla squadra del presidente Mario Bazzanella di andare in vacanza già stasera. Qui il pallone di Five però finisce nelle mani sbagliate, che sono quelle di Borrini, che serve Iamu, rete 20-13. Abbassa la tensione il mezzo corona, ne approfitta il Prato per piazzare 2-0. Nel frattempo entra, si appresta anzi ad entrare Pilati, che si impecia le mani, prenderà probabilmente il posto di Gislinberti. Vediamo Marica Pilati, pivot, Faig per Campestrini, Semedo, la botta parata da Pelet, poi sulla tapin colpisce la traversa Gislinberti e il pallone che finisce praticamente ostaggio dell'impianto di conduzione aerea del Palafornai, quindi si provvede alla sostituzione. Non vorremmo essere nei panni di chi dovrà andarlo a recuperare. E si riprende allora con il Prato, che sta acquisendo coraggio, d'altronde è quello che serve alla squadra
squadra tessile qui, rete di Ucchino 20-14. Contro risposta della squadra ospite, esce Faig, entra Girlanda. Deve attendere ancora Pilati per il suo ingresso in campo. Nel frattempo il terzino vicentino scambia, tocca i primi palloni e scambia i primi passaggi. Girlanda, Campestrini, ancora Campestrini, Girlanda, il pallone viene intercettato però da Martinelli. Occhio qui a Micotti, rete 20-15, 4-0 del Prato. Chiama il time out giustamente Sonia Giovannini con un'espressione molto arrabbiata, perché giustamente il mezzo corona è andato in vacanza troppo presto, il più 9 era un risultato troppo rassicurante. Il Prato però ha dimostrato di non essere qui giusto in gita, ma di voler uscire dal Trentino con la salvezza in mano. Adesso lo score è di 20-15, ci sono ancora 20 giri di lancette a disposizione per la squadra di Valentina Megli per ribaltare la situazione. Certo, il più 9 non era un risultato, il meno 9, perdonatemi, non era un risultato incoraggiante. Il più 5 del mezzo corona adesso diventa già una qualcosa di più abbordabile, però è il Prato adesso a dover prendere il destino in mano e a fare la gara. Il mezzo corona d'altro canto deve difendersi, deve amministrare, deve ripetere un po' quanto svolto nella gara di andata, terminata 31-25. Ricordiamo, non conta il risultato aggregato, contano le partite vinte, quindi la differenza reti non è importante. Al Prato basta la vittoria per una rete. Viene fischiato un altro tiro dai 7 metri, una partita che sembrava chiusa a tripla mandata invece si riapre così. Intervento dello spazzolone mentre cambia l'esecutrice del tiro dai 7 metri, perché si è presentata sull'attacca Melissa Gurra. Tutto pronto, fischio dei direttori di gara, Gurra, rete 20-16. A un 5-0, consegue un altro 5-0. Mezzo corona, prima Prato, poi è gara che rimane ancora in bilico. 20-16 la parziale col mezzo corona che attacca, lo fa con Faig che scambia con Semedo, si ritorna dal centrale rumeno, poi Campestrini fa a sportellate Gislinberti, poi un'altra infrazione del mezzo corona, cambio possesso, poi qui Prato non riesce a ripartire in velocità, si lamenta Gurra con le proprie compagne. Ovviamente Prato non può permettersi di gettare palloni per evitare che mezzo corona ne approfitti, poi qui iconica il capitano del mezzo corona Eleonora Italiano che chiama a raccolta i propri tifosi. Occhio però a Borrelli, ma facilmente Niki razza con la gamba, negare la gioia del gol all'ala, classe 2001, nazionale di beach handball, le fa compagnia con la selezione azzurra della pallamano su spiaggia anche Virginia Cucchino. Si lamenta adesso Cucchino per la chiamata da parte dei direttori di gara di questo fallo. Cucchino, ripetiamo, ha una doppia sospensione che le pende sul capo e quindi deve stare molto attenta in difesa.
per evitare di abbandonare la gara anzi tempo. Qui Gis Limberti viene chiamato il fallo, infrazione proprio di Aurora Gis Limberti e Prado che si prende posizioni e si riorganizza. Vediamo macchine di per Borrini. Borrini risale, va da Gurra, Iamu scala su Bigotti, poi Iamu, c'è Veroneschi, raccoglie il pallone Borrini, c'è stato però il tocco di piede di Luisa Dalla Valle, quindi il possesso è sempre della mezzona che chiama il passivo di questo avviso il direttore di gara. C'è un fallo, attaccato da Prato, Martinelli, Gurra serve Borrini entra, parata di Mirazzica e stringe la sfera Semedo. Mirazzica che raccoglie i complimenti e soprattutto viene incitata dal pubblico, dai sostenitori, amici. Campestrini qui ha giocato Pike che era stata un po' stretta, perde il pallone là Prato, ossia lo recupera Gis Limberti e poi viene fermata da Micotti. E in placidità il mezzo Verona viene atterrata dalla Valle che voleva il fallo. Prato adesso alza il ritmo qui, Borrini ancora una volta sulla sua strada, prova un colosso di nome Niki Razzica. Campestrini, sale Faig che scambia con Gis Limberti, il passaggio poi per Semedo, si torna da Campestrini, Semedo entra, poi dalla Valle allo spazio, parata ancora di Elena Felet. E cerca la velocità, poi fa ancora al tiro dall'ala destra il Prato e ancora una volta sciupa, questa volta però al tiro, non è andata Beatrice Borrini ma Viola Rossi che l'ha sostituita. Semedo, siamo giunti ormai al giro di boa del secondo tempo, mezzo Corona che non trova più la via del gol, dato che invece ne ha piazzate 5 e sta risalendo la china. Sembra aver trovato anche maggiore serenità la formazione toscana. Fila tra Semedo e Faig, poi fermato dalle due, qui ancora una parata di Niki Razzica che sta praticamente portando avanti la baracca da sola perché l'attacco della mezzo corona è fermo al palo. Niki Razzica però risponde come al solito presente, il risultato non varia proprio grazie alle parate dell'estremo difensore ellenico. Ancora Semedo, qui piede di Martina Micotti che ferma praticamente il pallone nel tentativo di Semedo di servire già da Verones. Campestrini, Gis Limberti, il muro di Charity Iamu. Semedo, totale placidità per il mezzogiorno che non ha assolutamente intenzione di affrettare la manovra, poi Semedo caccia il periodo al cilindro,
morbido, muove soltanto il corpo, non esprime potenza. A realizza il 21-16, poi sfondamento di Gurra, 21-16 il risultato sul tabellone elettronico della Pala Fornai. Mancano 12 minuti. Sciupa il Prato, ringrazia sentitamente però il mezzo corona che adesso può portarsi sulla più 6, deve farlo però con maggiore concentrazione perché negli ultimi 10 minuti sembra quasi non essere scomparso dai radar il mezzo corona, sembra quasi aver tirato i remi in barca, qui addirittura aveva sprecato un'altra chance, c'era stato però un fallo, quindi mezzo corona che attacca Semedo. C'è un blocco di Feig, c'è Veronese libera, Veronese 22-16 più 6 adesso per mezzo corona che deve giocare anche con il cronometro perché mancherà 11:35 secondi, qui il recupero di Gigi Petri, c'era stato però un fallo su Yamu, Yamu aveva però affrettato la ripresa del gioco, Cucchino chiama la difesa, il pubblico bianco-blu. Di Yamu, poi può ripartire in contropiede il mezzo corona, non riesce Margherita Rossi ad arginare Aurora Gisellinetti che era già involata vede, che era già involata verso i 23-16, qui in tandem Veronese Campestrini. Yamu, Rossi, Gurra, fa girare il pallone tra terzini, il Prato alla ricerca del guizzo per trovare una rete che riapra un po' la partita, e parata di Razzica, sono 8 reti da recuperare per il Prato, ricordiamo non basta il pareggio alla formazione di Valentina Megli per la bella, perché in caso di pareggio a risultare sarebbe comunque il mezzogiorno che si è aggiudicata la gara d'andata. Pilati è in piedi, si infece le mani, prende il posto di Gislinberti. Urra! Traversa incredibile! Spreca ancora il Prato, mentre mezzo corona con compostezza adesso si riporta avanti. 9 minuti e mezzo, anzi qualche secondo in meno alla fine del match, che ormai possiamo dire sta regalando la salvezza al mezzo corona, una salvezza più che meritata per quanto dimostrato nelle ultime 5 gare di campionato. Qui Veronese subito pronta a ripartire, poi Feig con la 24-16 più 8, esulta anche Zoe Mizzoni, fidanzato di La Feig, che è figlio della SSV Bozen. Martinelli deve tintare il tutto per tutto il Prato, ma ormai la rotta sembra ben definita. Qui Gurra fermata da Semedo, ancora Martinelli, cerca l'anticipo Semedo, poi la parata di Grazica. Un altro recupero della mezzo corona e guardando al risultato parziale di 4-0 che al termine di questa situazione d'attacco potrebbe trasformarsi in un 5-0 e quindi squadre che procedono all'elastico, 5-0 5-0, e vedremo adesso se il mezzo corona risponderà in
ancora Correa. Vedremo se il mezzona risponderà in maniera praticamente palindroma. Terrata Faig, recupera subito il pallone Pilati, ma si ferma il gioco per consentire il quarto intervento dello spazzolone. Mancano 443 secondi alla fine della partita. Ancora Semedo, Semedo si gira. Occhio al passivo, passivo. C'è il passivo tenebra per questo mezz'ora, che però perde il possesso, non è sfilato. Recupera il Prato e si porta velocemente in attacco. Occhio al taglio di Conti, ma non mi continuerà a fare i conti con che te lo dico a fatti, grazie, la parata l'ennesima di Niki Razzica. E adesso praticamente è protagonista del foro, della torcida bianco-blu. Niki Razzica, che veramente è stata sontuosa in questo secondo tempo. E ha tolto le castagne del fuoco questo mezzo murone che adesso davanti al 25-16 e soprattutto per il 5-0 che ormai è diventato il break di riferimento per questo secondo tempo per entrambe le squadre. Qui Semedo, Faig, Faig supera anche Svigaz e realizza con l'aiuto della traversa il 6-0 che vale il 26-16. Parte la festa del mezzo corona, che ormai con questo più 10 alla salvezza acquisita. Prato che ormai è sicuramente con la testa all'ultima spiaggia, ossia allo spareggio andata e ritorno con Ferrara. Ricordiamo che in caso di doppio pareggio il Prato raggiungerebbe in Serie A2 il Teramo, prima retrocessa di questa stagione al termine della regular season. Retrocessione. Nel frattempo entra anche Roberta De Mattio in campo nella posizione di ala destra. Retrocessione della Teramo, che è stata conseguita proprio qui alla Palaforna in seguito al 25-23 in cui le ragazze di San Giovanni si sono imposte sulla squadra abruzzese. Attacca ancora il mezzo corona sotto passivo, Semedo per Faig. De Mattio ha cercato la rete al primo pallone toccato, pallone però sfila al lato. Piede di Claudia Semedo Correa. Rossi, Margherita Rossi cerca Viola Rossi, si lamenta proprio Margherita di un fallo ai danni di Viola. Pallone però perso e quindi mezz'ora attacca per il più 10, mentre si riscalda per il mezzo corona anche Alice Groff. Faig trova lo spazio, pallone è schiacciato a rete, 27-17. E proprio Faig a lasciare posto a Groff. E Prato che onestamente non vede l'ora che passino questi ultimi 3 minuti e 40 secondi per preparare, purtroppo per formazione tessile, la partite, anzi le due partite contro Ferrara. Anzi, a correggersi, in caso di vittoria del Prato, vittoria di Ferrara, si andrà
anche in quel caso alla bella, che si disputerà sempre nella città Essence. Perde il pallone Martinelli, allora c'è Campestini che lancia Semedo, che con una breve rosca trova anche il più 11, 28-17, partita che ormai è giunta ai titoli di coda e che vede nell'MVP senza dubbio con il numero 13 bianco-blu, Claudia Salomè Semedo Gonçalves Correa, terzino lusitano della pallamano mezzo corona. Entra anche Gaia Battisti a difendere i pali di questo mezz'ora negli ultimi 2 minuti e 40. Tanto spazio anche per i protagonisti del quarto posto nel campionato di Serie A2 della pallamano mezzo corona. La formazione è praticamente composta dagli under 20 della società rotaliana, che andranno poi a disputare a Chieti la Final 8 di categoria. Mezzo corona che lavora tanto sul settore giovanile, che è linfa vitale, praticamente la maggior parte delle protagoniste che vedete in campo sono uscite proprio dal vivaio bianco-blu. Qui Semedo con molta approssimazione la piazza tra le mani di Felet, estremo difensore trevigiano del Prato, classe 99, che ha militato nella scorsa stagione all'Erice dal 2016 al 2021, invece con lo terzo che ha vinto proprio nell'ultimo anno di militanza la Coppa Italia. Mani si fianchi allora per Elena Flett, che assiste a quest'ultimo minuto e mezzo e 90 secondi in cui Gaia Battisti mette in mostra le proprie doti. Bellissima parata di Gaia Battisti, che esulta poi con la panchina, in particolare con Niki Razzica, con cui condivide il ruolo, con cui condivide la difesa della porta bianco-blu, la Roberta De Matteo. Poi c'è una panolata da parte delle compagne di squadra, in particolare un'entusiasta Elisa Giovannini che assiste dalla tribuna. Parata anche di Felet, mancano 57 secondi, ma mezzo corona in festa e si prepara allora ad esultare. Manca veramente poco, che si recupera il pallone Luisa Dalla Valle, Luisa Dalla Valle in contropiede, Dalla Valle, gol! 29-17, esplode in un urlo di gioia anche Luisa Dalla Valle, alza le braccia al cielo in segno di esultanza anche Anna Chiara Campesini, che ne approfitta per far muro. Poi qui ancora Battisti con il corpo ad opporsi al pivot pratese, a Chiara Nicolai, ma mancano 15 secondi. Mancano 10 secondi e il pubblico è in festa. Manca pochissimo, ancora una rete, anche Marica Pilati partecipa alla giostra dei gol, non c'è tempo, è finita, 20-17, il mezzo corona come l'anno scorso conquista alla semifinale playoff anticipatamente la salvezza e sarà dalle protagoniste della Serie A1 femminile 2023-2024. Esultano tutti a mezzo corona, perché le bianco-blu anche nella prossima stagione saranno in massima serie, saranno in paradiso, quel paradiso conquistato oggi con prepotenza al Palafornai con un 30-17 perentorio che non ha lasciato scampo al Prato, che dovrà adesso affrontare il Ferrara in un'ultima spiaggia veramente dolente. Qui dal Palafornai è veramente tutto, noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, noi vi ringraziamo per essere stati ancora una volta qui in diretta esclusiva su Eleven Sports a seguire sia le quasi-sono sia per il playout con il mezzo corona che adesso esulta verso la propria tribuna. Da mezzo corona allora è tutto, Gianmarco Di Ramongo, buona serata, buona palla a mano a tutti.
incredibile.